Conferenza stampa post Palermo Foggia, Gioacchino Galeo da Fiore. La prima domanda è di Tiziano Richello di Teleblu, ti chiede: la lunga sosta e il Covid hanno danneggiato il gruppo apparso non in perfette condizioni fisiche. Qual è il rammarico maggiore dopo questa sconfitta e perché quella poco cinismo nei primi 45 minuti di gara quando ci sono state anche le occasioni per passare in vantaggio? Sì, giustamente al primo tempo abbiamo avuto 3 occasioni da gol e al secondo tempo magari abbiamo calato un po' fisicamente, ma stavamo lì fino all'80esimo quando Rocca non è uscito e comunque il secondo tempo stavamo lì anche fisicamente, non è che abbiamo dato tanto meno, però rispetto al primo tempo comunque abbiamo creato meno, però stavamo lì comunque. Che partita è stata, Giochi? È stata una partita un po' dura, però comunque il nostro l'abbiamo fatto anche in un campo difficile. Venivamo da 3 settimane di stop per Covid, comunque i ragazzi hanno dato il 100% e sono sicuro che faremo bene in avanti. Carmine Troisi di Telefoggia ti chiede appunto relativamente al Covid quanto può aver inciso oggi nei tuoi compagni di squadra e quanto potrà incidere in questo finale di stagione l'essere stati fermi per questi problemi. No, sicuramente non è che incide tanto le 3 settimane di stop, perché comunque abbiamo fiducia nei ragazzi che hanno voglia di rimettersi in forma quanto prima, però non deve essere un alibi nel finale di stagione che ci aspetta. Alberto Mangano del Mattino di Foggia evidenzia come con un po' più di attenzione il punto poteva arrivare, che Valenti in occasione del gol è stato completamente lasciato solo e a 9 minuti da termine non è poco. Sì, come ho detto prima, comunque Rocca essendo fuori si è perso un uomo da quella parte, scalando Valente doveva rimanere solo, cioè, quindi Valente è stato bravo e l'ha messa dentro, comunque noi stavamo lì e purtroppo in 10 abbiamo l'unica occasione che hanno avuto è stata quella purtroppo. Testa la prossima, Gioacchino, con l'obiettivo playoff da centrale a questo punto. Sì, sicuramente domenica ci aspetta una grande battaglia e sicuramente tutti noi siamo fiduciosi nel centrare l'obiettivo playoff ora.